l'ultimo proiettile. La mia famiglia è stata sterminata. Dovevo morire anch'io. Ero pieno di piombo, ma sono vivo. Alla fine ho capito perché. Chi ha ucciso la mia famiglia, i Saint e tutta l'altra feccia, mi ha dato una ragione per vivere. Sono tornato. E ora saranno loro a morire. È ora di muoversi, c'è molto da fare. Takagi è andato, ma con altri sarà più complicato. Benvenuto a Riker, Castle. La sistemazione è di tuo gradimento. Sono il detective Soap e questo è il tenente Richtofen. Ultimamente hai molto tempo libero, Castle? Quante persone hai ammazzato nelle ultime settimane? Non saprei. Ci sono state molte esplosioni. E cosa ci facevi la notte scorsa nel Takagi Building? Ok, adesso facciamo un passo indietro. E vediamo dove ci porta la serie di cadaveri. Ad ogni modo, ti è stato assegnato un avvocato. Facciamo due chiacchiere in sua attesa. Torniamo a 3 settimane fa. Sei vicino allo spaccio di droga a fare cosa, esattamente? A far fuori un bel po' di criminali, pare. A quanto ammonta il conto dei cadaveri? Ma togliti dalla strada, idiota! New York City. Dimenticate tutto quello che avete sentito dire riguardo alla nuova New York. Hell's Kitchen si chiama Clinton. Il parco è pieno di turisti. Ma non è la realtà. La vecchia New York è ancora lì, sotto la superficie. Nessuno ti può aiutare quando scende la notte. Sei indifeso, con il mondo libero di mangiarti l'interiore. Solo perché la città ha cacciato i suoi mostri. Li ha cacciati da Brooklyn e dal Bronx. Non credere che il posto sia cambiato. Non nel cuore. Non dove c'è vita. Attento a cadere a New York. Nessuno tenderà la mano. Questa feccia ha bisogno di una ripulita. Ehi, bella! Cosa fai? Dai, molla questa maledetta borsa! Aiuto! Smettila di urlare o ti spezzo il collo! Oh. Così impara. Ehi, tu sei il punitore! Grazie, amico. Per cosa? Mi hai salvato la vita. Giusto. No, ti prego! Merda, l'hai ammazzato! Già, e tu sei il prossimo. Dove sono i soldi? Non lo so! Lo sapeva Bernie! Ma tu l'hai ucciso! Allora non c'è motivo che tu resti vivo, vero? Oh. Ah! Larry, guarda! Quel bastardo del punitore! Sì? Ehi, idiota! Vieni qui se hai fegato! Sì, stronzo! Non abbiamo paura di te! Merda, Tom! Che facciamo se sale davvero? Succedendo? Oh merda, il punitore! Ti prego, non farmi del male! Ah! Chi è il capo qui? Fanculo, stronzo!
Damage controlla tutto! È su al terzo piano! Dove diavolo sei? Oh merda, tu non sei Maurice! Sei il punitore! Di cosa hai paura? Rilassati, non abbiamo niente da temere. Ma se Damage scopre che stiamo rubando, siamo morti! Come dovrebbe scoprirlo? Glielo direi tu? No, merda! Ma devi smetterla di farti quando veniamo qui! Zitto, stupido! Sto benissimo! Prendi questo, scrozzo! Hai merito questa merda! Fuori! Ehi, ce l'hai con me? Vai a accettare il tutto! Ragazzi, che sfiga di... Merda, il punitore! Che ne dici di una seconda? Ricarico, coprimi! Che ne dici di una seconda? I pesci vanno fritti. È troppo tardi per i soldi, verme. Pagherò qualsiasi cifra, dimmi! Che mi dici della vita? Dove hai nascosto quella droga? Non l'ho nascosta, l'ha usata tutta Terry. Dove c***o? No! Vai via! Vattene! Stai qui finché non smettono di sparare. Ehi, è il finitore! Perché devo lasciarti vivere? Non tratto droga, amico! Io ci vivo solo qui! Ok, ok, lasciami andare! Sei stato... Diavolo, amico, non uccidermi, non ho fatto niente! Sei un tossico e un perdente. Sono dipendente, non è colpa mia. Fatti curare. Tony, ti prego, non sparargli! Attento! Psicopatici e pistole, brutta combinazione. Wow, amico! Sono così fatto che vedo un uomo enorme in trench. Lo vedo anch'io. Forse è vero. Hai una certa reputazione, fai le palle. Ah!
È lui quello che cerchi, no? Sei un maledetto tradizio. C'è ancora molto da fare. Ancora non sei morto? Il punitore è qui, prendetelo! Muori, stronzo! Non farmi del male! Dobbiamo affrontare il punitore! Il punitore! Che vita schifosa. Non puoi farli entrare. Amico, mi sono cagato addosso. Indietro, non ho paura di te. Aspetta, mi arrendo. Damage. Parla o morirai, Damage. Parta, uccidimi. Non hai niente contro di me. Una soffiata mi ha avvertito che saresti arrivato. Non so chi era. La festa è finita. Così, oltre 70 morti, tante finestre rotte e un edificio finito in pezzi per poi farti beccare. Una tragedia di proporzioni epiche, direbbero molti. Un piacevole pomeriggio in ufficio per te, vero? Così stai tornando a casa tutto contento per un lavoro ben fatto quando un bastardo cerca di investirti? Alcuni non hanno proprio nessun rispetto per la vita umana. Ti sei segnato la targa SM129, ma non l'hai mai comunicata alla polizia. A quelli non interessa beccare gli assassini, figurati i pirati della strada. Ma qualcuno ti ha aiutato a rintracciare la targa. E così hai scoperto che l'auto era registrata presso un rivenditore della 96esima. Era una rimessa clandestina, trattava auto rubate. Accusa che l'avvocato del proprietario nega, ovviamente. Anche se il proprietario non sembra essere più tra i vivi. A New York rubano 100 auto al giorno. Molte vanno alle rimesse clandestine e vengono smontate in mezz'ora. I pezzi non identificabili vengono venduti alle officine. Un affare marcio, diretto da Balordi. Il peggiore è il ladro d'auto. Ieri notte una donna è stata tirata fuori dalla sua auto rossa e uccisa. Ora penso alle rimesse clandestine, soprattutto a queste. La targa dell'auto che mi ha fatto investire. Ladri d'auto e rimesse clandestine, come poliziotti e ciambelle. Che si crede di essere questo? Chi è il capo qui? Puttati e muori, bastardo! Merda! No! Fermo! Carlo Duca! È Carlo Duca! Duca, un uomo degli gnocchi, cosa fa qui? Ehi, Joe, passami quella chiave! Sentire che ti muovi! Dai, per la tua, amico!
Cosa contrabbandare? No, non lo farai! Non puoi! Pezzi di ricambio! Solo ricambi! Io smonto solo le macchine! Non so come loro usano i pezzi! Ti prego, lasciami andare! Sarà un lavoratore molto legato ai suoi attrezzi. Pezzo di merda, dammi la mia bibita! Smettila di picchiare, idiota! Venite tutti! Bel negozio, tanti bersagli, tante pallottole. Servono altre munizioni! Oh, amico, fa male! Riusciamo? Furto di auto è roba piccola per gli gnucci. Deve esserci dietro qualcosa. Sono morto! Prendiamo quel bastardo! I gnucci ci sono dentro fino al collo. Ehi, nessuno vuole più! Andiamo! Maledizione, ci serve aiuto! Da questa parte è la polizia, vero? Non è la mia giornata! Non fa qui quello che fai fuori! E lascia vivere! Non sei nessuno! Chi è il capo qui? Pietà, ti prego. Parla, amico. Oh, amico, me la sono fatta addosso. Sapere, io so un sacco di cose. Sono solo un soldato, 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 soldato. Questa non è una scusa. Sono morto. Di nuovo sei qua. Aggiungi un soggetto e un verbo e avrai una frase. Tu dovresti essere morto. Questa l'ho già sentita. Accomodati pure. Gli gnucci, perché sono qui? Qual è il collegamento? Ti prego, io prendo solo ordini da Bobby Gnucci, non farmi del male. Parliamone fuori. Qui dentro cominciamo a stare stretti. No, ti prego! Dimmi di te e degli gnucci, Duca. Io so solo che si chiama Bobby. Non so nient'altro di lui. Parlo con Bobby solo ogni tanto, tutto qui. Bobby è il mio capo. Lui raccoglie i soldi e mi dà la mia parte. Ehi, cerchi qualcosa, Tommy? Amico, non vedo niente qui. Il punitore!
quella gru potrebbe tornare utile. Ehi, Johnny! Vai a vedere se il punitore è nascosto in quel rimorchio. Diavolo, va a vedere tu! Amico, qualcuno avrà fatto fuori quel tipo! Non lo so, è un maledetto osso. Rimani qui e fermalo quando torna per la sua macchina. Esci! Lentamente! Era solo una pedina negli affari dei Vignucci. A farlo fuori avrebbe comunque intaccato le loro attività. E avrebbe fatto incazzare Ma. Comunque, una buona notte. Il mio bar preferito. E Bob Vignucci deve fare casino proprio qui stanotte. Merda. Solo fossi venuto da me prima, Tony. Forse potevo aiutarti, ma messa così. Signor Gnucci, per favore, non succederà più, lo giuro. Stai calmo, non fissarli, non guardare, smettila di sudare. Bobby ha il Kevlar sotto il vestito. Quindi dovrò colpirlo in testa. Ehi, credi che Daredevil avrebbe battuto Sonny Corleone? Sei un idiota, Daredevil è il personaggio di un fumetto. Sei nel posto sbagliato, idiota! Che diavolo sei? Sono morto! Oddio! Il caricatore è andato! Bobby è andato. Ora tocca a Ma. Merda, Castle! Era il mio bar preferito! Arriva il punitore. Per favore, no! Tutti in posizione, presto! Chi è la ragazza? È la nostra esca. Pronti! Ve lo dico io. Il tipo è uno strozzo! Già, chi si crede di essere? Sono in affari da 15 anni. Non mi può fregare. Non è nemmeno un me... Collabora o non vivrai per pentirtene. No, maledetto psicopatico! Merda, che male! Aspetta, dammi una chance! È criminale, Marco. Ma come concime andrà bene? Non dovevo andare così, figlio di puttana!
Oh no. Uccidete quello stronzo! Bushwick, a dove sta portando? Stai perdendo tempo, stronzo! Bastardo! Che male! La foresta è diretto lì! Lasciami andare, ti prego! La prossima volta stai a 15 centimetri dal porto. Oh, merda! Sei tu! La tua vita non vale niente per me. Per te quanto vale? Fottimi, punitore! Non sono un traditore! Fermo! Lasciami andare e ti aiuterò! Ho cambiato idea! Il punitore è qui! Venite qui, ragazzi! Che giornata di merda! Stronzo! Bobby, aiuto! Non è lui, vero? Sparagli addosso! Dai, ah, questo stronzo muore! E pensi che pulirà tutto questo casino? Devo andare. Sono sicuro che hai molto da fare. Benvenuti nella foresta pluviale. Seguite il sentiero e godetevi lo spettacolo. Ma per favore, non toccate nulla. Ehi, Tommy! Guarda questi piragna! Le piante e gli animali che vedrete sono tutti autentici abitanti del più complesso e presenti in molti corsi d'acqua. I piragna sono inoffensivi. Che c'è di sopra, piccoletto? Giù le mani, stronzo! È un'imboscata! Buon appetito, ragazzi. Silenzio. Non è la mia cosa, il punitore. Ti porterò. Alcuni dei ragni e degli insetti più letali vivono nella foresta pluviale. Andiamo! Andiamo tutti. Fai con calma, Carlo. Credo che ciò si sia incitato. Presto, Carlo. Nella prossima radura potrete ammirare uno scorcio di un antico tempio azteco. Sono morto. Gli aztechi erano un tempo unico. Tutto qui è quello che sai fare? Mi prendi in giro! Joan, prima che Bushwhacker decida che non gli serve più. No, non farmi del male! Collaborerò! No, grazie, ti uccideremo per divertirci. Grazie! Attento, stanno preparando una trappola vicino all'arco sul percorso. Grazie, ora vai via di qui. Qualcuno la faccia fuori! Forza, Cast! Joa chiede di te! Ma ecco l'arco, meglio evitarlo.
Porca miseria! È lui, il punitore! Ehi, tu non sei uno di loro! Sono bloccato! Apertura! Devono esserci altri gnocchi. Sento la loro puzza. Apri il cancello. No! Gli gnocchi mi uccideranno come hanno fatto con quei poveri animali! Se faccio fuori gli gnocchi, mi apri. Leggeri quei bastardi e li lascerò passare! Aspetta qui. Non vedo nessuno. Torniamo al cancello. Sono tutti morti. Apri il cancello. Ok, ma spero che sia vero. Dove è andato Bushwhacker? Ero nascosto, ma l'ho visto che andava verso la voliera. Ne aveva con sé una donna piccola, mora? Sì, stava urlando mentre lui la trascinava nella voliera. È meglio che ti nascondi di nuovo, o ti sparo io. Non è la mia giornata. Fai meglio ad andare via di qui. Vengo con te! Devo proteggere almeno qualche animale! Io invece devo cacciare qualche animale. Come ha fatto Bushwhacker? Perché non c'è stato nessun allarme? Non parlerò, chiaro? Non ti dirò niente! Abbiamo corrotto la guardia al cancello, doveva rallentare. Ok, Rino, bella squadra. Vieni fuori, prometto che non ti sparo. Mi ucciderò! Sei tu! È il punitore! Io raggiungo Bushwhacker! Ehi, tu sei il punitore! Spedisce la sua pressione con una scarica che arriva a 600 volte. Cosa ci fai qui? Parla, o la situazione si farà poco piacevole. Non ti dirò! Ti prego! Le anguille odiano gli gnocchi. Era ora che arrivassi, Castle. Corri, Castle! Andiamo! Frank, qui! Aiuto! Troppo lento! E lui, spara! Sei carne morta! Attento, Castle! È ora di scegliere! Segui me o salva la ragazza! Lasci morire un'altra donna, Castle! Alla prossima, Bushwhacker! Attento, Frank! Bushwhacker ha messo il piranha nella vasca! Morta. Come faccio a salvarla? Come se te lo dicessi, idiota! Fermo! La valvola d'emergenza! Dietro la cascata! Joanna fuori di qui. Sono tutti morti. E Bushwhacker? Presto sarà morto. Così ora ti trovi di fronte al clan criminale degli gnocchi. Colpisci il loro traffico di droga alla rimessa clandestina, dopodiché segui Bobby Gnocchi fino al bar Lucky e lo fai fuori. Questo però ha fatto incazzare la madre di Bobby, che ha ordinato a Bushwhacker di prendere la tua amica Joan e di portarla a fare una bella visitina allo zoo. Decidi di rovinare anche il funerale di Bobby. Gli altri rovinano le feste, tu i funerali. Ma immagino che per te i funerali siano una specie di festa, vero Frank?
Tu non hai la più pallida idea di che cosa siano per me i funerali. La famiglia Gnucci si è riunita per il funerale di Bobby. Un ottimo posto per farli fuori. Un po' di fortuna e li stendo tutti, a partire da Ma. Quella è la sua macchina. Via i ragazzi che Ma è qui. Portiamo dentro la barra di Bobby ora? Porta rispetto. Aspetta che la signora si sieda. Peccato poterti uccidere una volta sola, Bobby. Ci penseranno i topi a farti il funerale. Sono pronti. Porta il corpo. Ehi, idioti, cercate di non fallire stavolta. No, merda. Ma ci mangerà le palle. Cazzo, questa cosa pesa. Hanno nascosto la coca nella cassa di Bobby? Non perde occasione per far soldi. Ma non è una sentimentale, lo sai. Zitti, idioti. Portate rispetto. Voglio vedere il mio ragazzo. Aprite! No, ma non puoi. È ridotto male. Quel bastardo! Lo ucciderò! Lo strapperò in due con le mie mani! Calma, ma siamo tutti sconvolti. Ti faccio vedere io chi è sconvolto. Testa di cazzo! Ti strappo le palle e le do in pasto ai cani! Tony, Vinny, venite qui. Ma è sconvolto. Parla, dove sono andati mai, Daddy? Fottiti, punitore! Non ti dirà niente! Non so dove sono andati, lo giuro! Controlla il seminterrato, potrebbe essere lì! Non troverò mai Daddy da queste parti. Potrei cercare la droga, già che sono qui. Ehi, nessuno vuole farti del male! Vieni fuori! E io ci... Togliti di mezzo, stupido! Siamo tutto qua! Ehi, quello è Joey! Che gli è successo? Uccidete! Il punito! Sei tu! Prova aiuto! La tua mira è una... Mai Daddy, sono più giù. Fottiti, stronzo! Non li vedo da oggi. Lì sotto c'è solo droga, lo giuro. Prendi l'interruttore sul muro vicino alla caldaia e vedrai. È un motore che non dimentichi. Stronzo! Voglio essere in zona quando la bomba esploderà. Oh, merda, è qui. Sono tutti morti. La droga è sistemata. Ora devo trovare un altro Daddy. Lasciami andare e non mi... Sto cercando di mirare! Sento. Non doveva andare così bene. Fermo dove sei, maledetto! Oh!
tutto questo sangue. Non riuscirò mai a lavarlo via dal pavimento. Sei tu, il punitore. Non sparare, io sono il becchino. Questo posto è mio. Voglio ringraziarti per tutto quello che hai fatto per la mia famiglia. Grazie a te, ho potuto pagare il college ai miei tre figli. Ora, scusami, devo ripulire questo disastro. Eddie ha detto che sta arrivando. Muoversi! No! Sparagli addosso! Stai indietro, pazzo maledetto! Arrenditi! Lei è morta! Grazie. Cosa devo fare? Posso rimanere con te? No, aspetta qui l'arrivo della polizia. Pete, tutto a posto lì? Merda. Non mi fai del ma... Non voglio morire! Chi c'è ancora tra me e Teddy? Toglimi le fottute mani di dosso! Nessuno! Non c'è nessun altro! Ci sono sei uomini nell'altra stanza! E quanta pezzi che Joy non torna indietro! Sì! Joy trova il punitore, si caga addosso e inizia a frignare come un bambino! Andiamo a cercare il punitore! Ma ha promesso 50.000 pezzi a chi lo uccide! Da questa parte! È il mio primo giorno! Non uccidere! Non fai quello che sai fare! Non è la mia giornata. Lasciami andare. Come arrivo all'attico? Qui non c'è nessun attico, idiota! Non so come salire lassù! La camera! La statua piccola! Inclinala! La tua ultima esibizione. Che sia lui. Il punitore! E stai aspettando! Dai fermo! Uccidete! Ultima dichiarazione. Ma non si darà pace finché non ti vedrà morto. Gran bel funerale, Frank. Ehi, è stato tipo una di quelle robe egiziane, quando uccidono tutti i servi del faraone così possano servirlo nell'oltretomba. Proprio così, Sop. Solo che quei tizi erano tutti troppo eleganti per l'oltretomba. Sì. Torniamo agli gnocchi ora, Frank. Non contento di aver ucciso entrambi i figli di Magnucci e centinaia dei suoi soci, hai sentito il bisogno di uccidere anche lei? È un gran peccato, sai. Tu e Ma avreste fatto una bella coppia. Ora parliamo di cosa è successo la notte dopo alla villa degli gnocchi. C'è Ma, il sicario che ha ingaggiato, Bushwhacker, dozzine di scagnozzi... E tu, Frank?
Nessun benvenuto, farò come se fossi a casa mia. Lui, quanti corpi abbiamo buttato finora? Non lo so, non so contare così bene. Quindi sono più di 10, eh? Sì, penso. Ehi, brutto stronzo, io almeno ho finito le elementari. Solo perché hai barato agli esami, fesso. Fatti vedere. Parla, topo schifoso. Credi di riuscire a farmi parlare? Ma ha ingaggiato Bushwhacker per farti fuori. I custodi ti hanno fatto uscire dallo zoo. Sparati da solo e risparmiami il proiettile. Sorridi, Castor. Stai per rivedere la tua famiglia. Tornerò, Bushwhacker. Ehi, Junior, vai a prendere del vino. Perché devo fare tutto io qui? Che tipo di vino volete? Sorprendi. Che diavolo è stato? Junior probabilmente ti ha fatto male. Vado a vedere. Merda, che casino. Junior, che stai facendo lì sotto? No, non può essere. Come vuoi morire, punitore? Il punitore è qui, fuori dalla villa. Vai a dire a quegli idioti di spegnere la TV e di trovarlo. Ok, ma andiamo, ragazzi. Arriva. Sei carne morta. Possiamo farlo fuori. Si è data da fare. Tieni fuori, non ci credo, è il punitore! Come sblocco la porta di sicurezza? Non ti dirò niente, ma mi ammazzerà! La sala di sicurezza di sotto! Il pannello nascosto nel corridoio! Gira il quadro! Chi è? Fatemi uscire, vi prego! Tu non sei un amici. Chi sei? Non preoccuparti, chi sei? Mi chiamo Pete. Amico, tirami fuori di qui. Mi vogliono uccidere. Perché sei rinchiuso? Hanno preso me e Sam. Ehi, hai visto Sam? Forse. Aveva una pistola? No. L'hanno portato in quella stanza giù all'ingresso. L'ho sentito urlare. È morto. Idiota. Comunque devi trovare la chiave e farmi uscire. La guardi al piano inferiore, alla chiave. Ruota il quadro con i peperoncini nel corridoio e vedrai la scala. Come fai a saperlo? Sono scesi degli uomini quando mi hanno portato qui. Vi farò sapere. Giochi o cosa? Non avere preso, sono parecchi soldi. Non devi puntare tutto, idiota! Ehi, mi prendo tutto il tempo che voglio, stronzo! Qui si gioca d'azzardo, quindi punta o passa. Ok. Non morire, non è la mia giornata. Non spararmi in faccia.
Che quel tipo ha chiuso in gabbia? Non sono affari tuoi! Ha venduto eroina alla nipote di Ma! Ho la chiave di Pete. Arrivo, Ma. Muori, bastardo! Bastardo! Esci! Lento! Ti ucciderò! Diavolo porco! Hai trovato la chiave? Sì. Grazie, amico. Non così presto, so che vendi droga. Oh, merda, no, ti prego! Merda! Non sei così forte, punitore! Oh oh! Tony, tutto bene lì sotto? I gnucci hanno bisogno di aiuto. L'hanno preso? Non ho sentito niente. Perché non controlli? Ok, cacca sotto. Vado a vedere. Smettetela di distruggere la casa e uccidetelo! Non è della tua casa che devi preoccuparti. Non metterti contro gli gnucci! È il mio primo giorno! Non uccidermi! Non posso credere che Ma pensi che lo uccidiamo. Il punitore? No, il coniglio Pasquale, fottuto idiota. Tuo funerale. È il punitore! Ehi, Ma! Che sta succedendo? È morto! Lasciami. Vuoi vivere? Vieni con me e convinci i tuoi amici a deporre le armi. Scordatelo, stronzo! Mi spareranno! Niente come un bel fuoco di legna vera. Mi prendi in giro! Non voglio morire! Dimmi qualcosa che non so, rifiuto umano. Non ti dirò niente! No, lasciami andare! C'è un passaggio segreto nella dispensa! Porta ad una delle casseforti di Ma! Ma fa tenere affilati i coltelli. Comodo, fatelo fuori, bambini! Tutto qui, quello che sai fare? Credi di poter fare questo a casa mia? Ma sto arrivando e non mi fermerà niente. Queste torneranno utili. Non può ucciderti! Prendi! Stronzo! Lo stupido, ti sentirà! Andiamo! Mi sto stancando di giocare con i pesci piccoli. Per morire. Merda, è qui! Dimmi che... Hai letto, punitore?
Parlami di Bushwhacker. Non sono una spia. È stato operato agli occhi. È sensibile alla luce. Porta sempre gli occhiali. Non credevo che Ma leggesse. Queste saranno 200.000 copie del Padrino. Mi chiedevo se avresti avuto il fegato di tornare. Il tuo fegato invece presto sarà sui muri di questa stanza, casa! Hai visto John Saint ultimamente, casa? Sei così forte, punitore! Cercando. Devo andare all'inferno. Ti porterò con me. Inizia a sparare, andiamo, amico! Fermo dove sei, Ma! Vuole morto! E io voglio appenderà la tua testa nella sala dei trofei! Non posso lasciare Bushwhacker così. Ha troppa ferraglia in corpo. Qualcuno potrebbe rimetterlo in piedi. Devo fargli un buco che non si chiuda. Dovrebbe funzionare. Bastardo, cosa stai facendo? Ti sto disarmando. Non sorrido molto. Non sorrido mai. Ma se dovessi farlo, questa sarebbe l'occasione giusta. Le fiamme divampano, la casa non reggerà a lungo. Russi imbottiti di cazzo. Taglio degli gnucci. Peste! Non puoi scappare. Vai fuori da casa mia! Mi hai già fatto soffrire. Non ancora. Missione compiuta, ora me ne andare. E così hai sgominato i traffici di droga degli gnucci. Evviva! Tutti i problemi della città risolti con la giusta dose di pallottole. Tranne per il fatto che la droga non ha smesso di girare. Gli gnucci avevano altri modi per far arrivare la droga dal porto alle strade. È un po' come Ulisse che combatte quel leone nella leggenda romana. Tu tagli una testa ed ecco che ne spuntano altre due. So, quello era Ercole contro l'Idra ed è una leggenda greca. Sì, ok. Rimane una buona metafora. Un'analogia. Non importa. Comunque, quando la droga ha continuato a girare, hai deciso di investigare da solo al porto. E così hai scoperto che in città c'era gente nuova, vero Frank? E anche una nuova ragazza. Tutto in perfetto orario. I russi dovrebbero gestire la metropolitana. Lasciatemi, bastardi! Portala dentro! Scopri quello che sa. Conosco questa voce. Trovata. Nascosta vicino al negozio. Dove sono Sergei e il suo gruppo? Sei preoccupato, vai a cercarli. Punitore!
Dov'è la vedova nera? Che sei? Lasciami andare! Non ti dirò niente, maiale! Fermo! È nel ristorante alla fine del molo! L'hai rotto, ora lo ripaghi. Prendetelo! Copertura! Ti prego, non uccidermi! Dimmi tutto e presto sarà finita. Non ti credo. Non so quello che vuoi! Ma Bruso pronto. Lo chiederò l'ultima volta. D'accordo, cominciavo a stancarmi. Così non ci siamo, signore. Convinci questo, compagno! Cosa diavolo stai facendo qui, Castle? Prego. Ho lasciato che mi beccassero. Perché? Stanotte arriverà via nave una bomba russa rubata. Devo riportarla indietro. Perché sei qui? Passeggiavo per il molo. Sì. Yakuza, cosa fanno qui? Prima spara, poi lo chiedi ai sopravvissuti. Cosa fa qui la Yakuza? Questi sono affari nostri, non tuoi! No, non te lo dirò mai! Il molo! Prendiamo il controllo del molo! Io credevo non potessi diventare più brutto. Quindi la Yakuza non sa della bomba? Magari ti stava mentendo. Non credo. E tu come l'hai sentito? Informatori affidabili. Stanotte arriverà un congegno nucleare al molo 74. Può essere. Andiamo. Aspetta! Ascolta! Il carico è arrivato? Come programmato e come promesso. È già pronto? Quasi. Lo stanno preparando. Accendi il motore, presto! Aspetta, non lasciarmi! Ehi, quello era mio! Torneranno con i rinforzi. Prendi le scale, ti raggiungo subito. Granata! Non parli? Gli squali saranno famosi! Sei pietoso, buoni! Scappate! Calmo, posso spiegarti? Mi servono delle informazioni se vuoi vivere. Parla con me. Fuotiti, punitore! No, non lo farei! Non puoi! La porta del magazzino! Il codice 7729! Non scatterà l'allarme! La cena è pronta. Gli squali sono pelle e ossa. Castle, attento! Era ora che arrivassi. Muoviamoci! Mi hanno dato un codice per questa porta, ma non funziona. Un amico dice di provare 7729. Suono. Ultimo test. Attiva albero motore. Attento, stai lontano. Dov'è la bomba? Non so niente di questa storia. No, io non so di nessuna bomba. Ti prego, non so. Ecco, chiavi dell'armadietto delle armi. Prendile. È un manato fra i motoscafi. Non l'ho nemmeno ringraziato. Hai un'idea per la bomba? Forse. Devo controllare. Vai.
Io troverò qualche altro russo da far fuori. Stai attento, ora ti aspettano. Allora stanno aspettando di morire. Pronta? Cos'è pronta? Consegna speciale, Dmitri! Non fare lo stupido! Sì, è pronta o no? Dov'è la bomba? Quale bomba di che stai parlando? Non c'è nessuna bomba, lo giuro! Io so solo di un carro armato, credimi! Brutta entrata, perderai dei punti. È ora di mandare all'aria i dottrafici. Pronto? Prima le signore. Merda! Avrei preferito vedere una bomba. Spiacente, non avrebbero aspettato. Nemmeno il congegno nucleare aspetterà. Ci sono due navi russe in arrivo domani notte. Il congegno è su una di quelle. Io non so quale. Facciamo una nave per uno. Tu vai alla Igor Baltieschi. Io mi occupo della Red Guardian. I russi progettano un piccolo ricatto nucleare. New York avrebbe bisogno di una ripulita, ma non così. Devo affondare quella nave prima che entri nel porto. Ho abbastanza G4. Basta piazzarlo nei punti giusti. Grazie alla nebbia non mi hanno ancora visto. Ma non posso contarci a nulla. Vediamo lassù chi c'è di sveglio. Ho il mal di mare. Perché devo lavorare qui? Non è il mare che ti fa male. Sono le uova in salamoia con vodka che ti mangi a colazione. Sì, Nicolai, smetti di mangiare uova in salamoia! Spara finché non muori! Dov'è la bomba? Chi sei? CIA? FBI? KGB? Sono nuovo qui, non mi dicono niente di importante. Se c'è una bomba a bordo non ne so niente. Cosa succede lì fuori? Maledizione! Yuri, sei tu? Impunitore! Oh, voglio vivere! Quando arriviamo, donne americane vogliono incontrarmi. Sei troppo brutto per le donne americane. Magari se le paghi.
Forse nemmeno così. Uccidetelo prima che lui uccida noi! Oh, un aiuto! È qui! Aspettate il mio segnale! Merda schifosa! Andiamo a ricaricare! Un secondo per ricaricare! Ti chiedo, ho una famiglia! Dimmi qualcosa! Lascia subito! Misura completa! Devo piazzare una carica nella sala motori. Dov'è la bomba? Mi fai schifo, porco americano! Trova il capitano, lui dovrebbe sapere! Un altro po' di lubrificante tra gli ingranaggi. Una carica vicino al carburante dovrebbe fare un bel buco nello scafo. Yuri, sei tu? Merda! Non sei davvero un duro! Sapevo che c'era qualcuno! Oggi morirò! Noi abbiamo di più! Tu! Tu! Tenete i vostri alloggi fino alla prossima comunicazione! Questo cambia le cose. Trasportano donne per il loro giro di prostituzione. Non posso far saltare la nave se prima non libero le donne. Complimenti, ragazzi. Siete in cima alla lista. Le donne a bordo stanno male. Il capitano trascura i suoi doveri. Forse dovresti dirglielo. Così ti sparerai e getterai il tuo corpo in mare. Il punitore è stato visto!
punitore. Lascia la ragazza. Tu hai visto troppi film d'azione. Fai un altro passo. Wow! Grazie. Devo sedere. Non c'è tempo. Dobbiamo abbandonare subito la nave. Давай. Benvenute in America. Così tu e Black Widow avete fatto fuori i russi? Hai idea di dove sia ora Black Widow, Frank? In vacanza. Già. Comunque, hai fatto saltare le strutture russe al porto, incluso un carro armato che chissà come aveva eluso la sicurezza. E poi hai intercettato una nave russa in arrivo e l'hai fatta saltare in aria. Cosa ci facevi lì? Cercavo qualcuno. Qualcuno ha detto Krykov, Castle? Il generale Krykov è un cliente pessimo, un sanguinario che sta in tutti i database della polizia esistenti. Devi averlo davvero fatto incazzare, Frank, fare fuori i suoi mercenari in quel modo. Questo ti dice qualcosa, Krykov? L'isola di Grand Nixon? Non me la cavo con i nomi, però mi ricordo bene i cadaveri. Bene, Krykov ti ha spedito a casa un tizio dei suoi, dico bene. Ora, perché avresti aperto la porta senza prima controllare chi era? Devo riarmarmi per attaccare i mercenari. Non merda. Joan ha fatto un'altra infornata di biscotti. Ciao, bello! Almeno ci stai provando. Vuole fare il tuo. Almeno ci stai provando. Mi fai male, stupido americano. Vediamo il tuo colpo migliore. È sparito semplicemente. Ehi, non vorrei incontrarlo in un piccolo buio. Ma potrebbe succedere a te, Frank. Krykov ti ha mandato dietro i russi e così hai deciso di fargliela pagare. Dove hai trovato un pilota abbastanza stupido da volare fino all'isola di Grand Nixon? Perché non me lo dici? Bene, hai trovato qualcuno, poi ti sei paracadutato sull'isola. Ti sei imbattuto in un vecchio amico. L'isola Grand Nixon non è sulle mappe turistiche. È come una sala d'attesa per l'inferno. Tieni duro, bello! Tieni duro! Krykov ha riunito tutto il marcio della Russia in un posto solo. Forze speciali, mercenari, sicari, sadici e killer, chiunque. Ma nessuno riuscirà a salvarlo. Ha mandato i russi per rispedirmi a casa. Adesso tocca a me. Raggiungeremo Grand Nixon prima che questo affare precipiti. Puoi scommetterci? Il bimbo è più robusto di quanto sembri. Allora scendiamo a 3000 piedi. Sei tu il capo, amico. Siamo a circa 3000 piedi ora.
Questa dovrebbe portare alla base di Krykov. Un posto di guardia e due torri. Una coppia di cecchini sulle torri. Sergei, devo pisciare! Torno subito! Un intruso! Boris, perché i cancelli sono aperti? Boris ti risponderà tra poco, al momento è un po' morto. Cecchini in vista. Ci sta entrando? Chi ci sta attaccando? Chi sa di quest'isola? Non è un problema. Basta che muoiano qui. Non mi rendo conto di me. Tieni. Uomo a terra. Voglio delle informazioni. Subito. Lasciami andare, bastardo. Krykov ti ucciderà per questo. No. Le armi, la sala rifornimenti, dall'altra parte dell'edificio. Un'altra tragedia con le pale. Vieni qui, prima che mi arrabbi. Affronta il tuo destino. Che avranno allertato l'intera isola. Bel serpente, chissà se ha fame. Non ti rovinare la cena. Diavolo ci fai qui? In visita turistica, cosa fa qui l'uscita? Quello che ci fai tu. Cerco di fermare un pazzo. Non è una grande squadra, proseguiamo insieme. Sì, ma cerca di non spararmi dentro. Andiamo. Parla e vivrai più a lungo. Te la sei voluta, ti ucciderò! Generale Krykov colpirà l'America con la nostra arma nucleare! A volte bisogna solo fermarsi e odorare il sangue. Porta di sicurezza. Ho i codici. Muoviti, Castle! Non vale niente! Di non voler passare, Fulì. Ho un conto da saltare con te. La gara la vince più veloce. Tu sei tutto tranne che veloce. Generale Krykov, siamo riusciti a vegliare, ti serve aiuto. Mettila di fatela addosso e fai finta di essere un soldato. Chiamami quando sono morti.
Dove sono le armi? Non puoi fare questo! C'è un'armeria all'ingresso! Il codice è 48326! Ti prego, non uccidermi! Scommetto che la scarico. Fuori, Greycopf è da qualche parte nell'edificio. Cosa stiamo aspettando? Quell'arma, Castle! Bel colpo, Castle! Oggi morirò! Oh! Oh no! Adesso a dove spari, Castle! Il qui! Non ucciderai un uomo di... Lo vedo! Il punitore! Morirai qui, punitore! Che diavolo di casino è questo? Tira fuori la testa dal culo e attiva quel missile! Capo, la procedura richiede tempo! Se quella bomba non è armata entro i prossimi 30 secondi ti uso come un preservativo! Guardate quel culo! Merda! Io penso al ciccione, tu trova la bomba! Che mia regina! Non puoi... Non puoi scappare! Non mi sfugge! Vediamo chi arriva prima da Greycopf fuori. Ecco la torre di lancio. C'è solo una strada. Nick ha lasciato un fucile da cecchino. Sapeva che mi sarebbe servito. Bersagli facili. Facciamoli fuori prima che prendano la mira. Tempo di distruzione! Questa è la frase preferita della cosa dei Fantastici 4. Grande supereroe in Russia. Maledizione! Arriva il punitore! Occupatevi di lui mentre armo la bomba! Okidoki, Russ. Nessuno problema, ci pensa il Russ. E non fallite di nuovo o vi strappo la testa dal collo e l'attacco al muro! Oh no! Questa volta il russo finisce il lavoro. Nessun segno di furia. O Greycopf. Dobbiamo smetterla di vederci così, amico. Questo farà male. Attento, grande uomo! I proiettili sono come zanzare per il russo.
Almeno ci stai troppo. Russo non perdona! Vediamo il tuo colpo migliore! Siamo in superiorità! I proiettili sono come zanzare per il Russo! Nasconde, bastardo! Ora tocca a Krykov. È in ritardo, fatemi! Ma tu non vivrai per scoprirlo. Incredibile! Mi ha risparmiato! Hai fatto saltare quella bomba? La versione ufficiale dice che era un test francese su un'isola deserta. Infatti è deserta adesso. Nick Fury ti ha aiutato a far saltare il congegno? Il colonnello Fury? No, non lo sapeva. Krykov aveva attivato il missile. Mi ero assicurato che fosse sull'isola. Allora, pensavi che gli gnocchi e i russi facessero parte dello stesso impero criminale di Wilson Fisk? Presunto impero criminale. Sì, sì, è quello che volevo dire. Comunque, hai unito le macchie di sangue e hai concluso che c'era lui dietro a tutto questo. Dopotutto, chi altri poteva controllare gli gnocchi e i russi? Trattare droga, armi, schiave... Chi, se non il famoso re del crimine? Presunto re del crimine, Soap. E così hai deciso di andare a trovare Fisk, non è così? Questa è proprietà privata, vai via! Oh, diavolo! Colpo! Guardo! Non credevo saresti arrivato qui, Castle. Cerchi qualcuno? Parla, Bullseye. Dov'è Kingpin? Il capo non può vederti ora, Castle. Ma io ho trovato un buco tra i miei appuntamenti. Togliti di mezzo. Altrimenti? Mi stai minacciando? Io non sbaglio, lo sai. Peccato tu non possa dire lo stesso. È difficile mancare uno con un bersaglio sulla fronte. Vuoi niente, Frank. Sei un perdente. Sei lì? Trappato! Punitore a casa! Stavano subito rinforzi! Chiama i tuoi amici e di che sono morto. Fottiti, punitore! Kingpin mi uccide se parlo. Perché Bullseye è qui? Perché diavolo dovrei saperlo?
Oh, Kenpin l'ha ingaggiato perché lo protegga. Ha una speciale armatura. Ehi, Frankie, era ora che tu arrivassi. Sembra che tu non ce la faccia, Frankie. Prova a starmi dietro. Non puoi niente, Frankie. Sei lì? Rapporto! È qui! Matteo cieco! Come arrivo alla loggia di Fisk? Fottiti, punitore! Fermati, bastardo! Le scale sono dopo la porta! Ti prego, lasciami andare! Tre colpi e sei fuori. Le lame sono affilate, vero? Sembra che tu non ce la faccia, Frank. Così, Bullseye ha fallito ancora. Sì, ha fatto un bel volo dalla finestra. Hai in mente lo stesso destino anche per me? No, non posso, mi spiace, rimbalzeresti. Tu credi che io sia dietro a quelli che volevano farti fuori? E invece non lo sei, che sollievo. Ti hanno fregato. Qualcuno ti sta usando per liberarsi di me. Lui o lei ti ha portato fino agli gnucci e poi ai russi. E tu, da bravo bambino, li hai fatti fuori. Non ti arrabbiare. Se vuoi raccattare altri uomini, perché non metti un annuncio sul giornale? Anch'io devo difendermi. Abbiamo un nemico comune. Nell'interesse di entrambi dobbiamo trovarlo e farlo fuori. Guarda, è lui. È morto. Yakuza, cosa fanno qui? Non sei davvero un duro. Meglio tornare all'ascensore. Devo uscire di qui. Siediti. Fa presto. Ma che bel travestimento. Astuto e sobrio, complimenti. Per te sarà anche divertente. Ma se scoprono che ho parlato con te, sono morto. E allora dimmi qualcosa per cui valga la pena di morire. Kingpin diceva la verità. Non c'è lui dietro tutto questo. C'è Jigsaw. Mi spiace, ho lasciato l'agenda a casa. Chi è Jigsaw? Non lo so. L'unica cosa che so è che la sua faccia è ridotta a pezzi, completamente tagliata. Uno spettacolo raccapricciante. C'è una banda Yakuza, gli Eternal Sun, che sta dietro agli gnucci e ai mercenari che tu hai fatto fuori. Va avanti. Il capo è un tipo di nome Takagi, ma Jigsaw è diventato in qualche modo il suo braccio destro. E guida gli assalti ai territori delle altre bande. Scopri chi è Jigsaw e dove colpirà la prossima volta. Non posso scappare ancora. Mi troverebbero. Fallo. Io devo saperlo. Dunque, Fisk ti ha detto che lui non c'entrava. Hai creduto a Fisk?
Ma certo che l'ha fatto, era... Fermo lì. Tutto quello che il mio cliente ha detto senza il suo avvocato presente non è ammissibile. Signor Castle, non dica un'altra parola. Troppo tardi, Murdoch. A casa. Signor Castle, come suo avvocato, le chiedo... Non mi serve un avvocato, sei licenziato. Signor Castle, questo non è per nulla... Obiezione respinta, avvocato Murdoch. Beh, carino da parte sua non insistere. Dove eravamo? Stavamo parlando di Kingpin, che sosteneva che Frank fosse stato ingannato. Hai creduto alle affermazioni di Fisk? Il ciccione mi sembrava sincero. Così hai creduto che qualcuno ti stesse manipolando per farti attaccare i soci in affari di Fisk. Ma a che scopo? Per indebolire l'impero criminale di Fisk. Presunto impero criminale. E agevolare un passaggio di consegne. E hai creduto responsabili Jigsaw e una banda yakuza chiamata Eternal Sun? E pensavi di impedirgli di mandare avanti una vecchia operazione degli gnocchi? Per l'ultima volta, dove? Non so di cosa parli, lo giuro! Allora non... Ecco! Ti prego! Non farmi delare! Non sparare a me! A posto! Cosa sta cercando la Yakuza? Chiediglielo tu, stronzo! Parla con lui, lui lo sa! Resta qui finché non senti più sparare. So che sei lì! Ora! E poi il punitore dobbiamo farlo fuori! Resta qui finché non senti più sparare. Non sei davvero un duro. Pronto a darmi? Ehi! Che stai facendo qui? Preparati a morire! Grazie! Merda, sto congelando! Rimani qui lo stesso. Piccolo stronzo! Prendi! Che giornata! È meglio che sai fare! Sono da pezzo! Oh. Aiuto! Mi arrendo! Credo che tu abbia qualcosa da dirmi. Fermo, pazzo! Basta torture! Basta torture. Non ho capito il suo nome. Va, lo chiamerò Bulky. Dove trovo altre armi? Stai perdendo il tuo tempo. Non ho niente per te. Molo di carico, il rimorchio, la porta segreta. Ce n'è abbastanza da far diventare vegetariani. Sei una pecca maledetta! Prendiamo! Sei tu! Non sparare! Sono disarmato! Perché la Eternal Sun è qui? Piuttosto crepo! Per controllare il traffico di droga è tutto ciò che so. Pulito per la vostra sicurezza. Troviamo il laboratorio degli gnocchi. E se trovo il laboratorio? Non vivrà abbastanza per trovarlo. Oh, per la miseria! Mi sento respirare! Fermo dove sei, maledetto! Esci, lentamente! Non dovevo andare! Sei morto! Potrebbe essere questo. Uccidete la maledetta!
su! Trofole! Qui si chiude, ragazzi. Parla. Jigsaw. Beh, è John Saint. Ricordi? È quello che ha ucciso la tua famiglia. So cosa ha fatto. Pensavo di averlo ucciso. Già, le mine uccidono parecchia gente. Ma non lui. È volato da una finestra e si è devastato la faccia. E ora lo chiamano Jigsaw. I tuoi attacchi alle operazioni degli Eternal Sun stanno provocando un terremoto nell'organizzazione. Takagi ha perso molto del suo prestigio. Bene. E invece no. Takagi sta perdendo il controllo e Jigsaw si sta facendo avanti. Non mi interessano le stronzate. Jigsaw ti vuole morto. E con questo non è il solo. Ma Jigsaw si sta dando da fare. Ha già programmato di colpire le industrie Stark per domani. Jigsaw vuole la tecnologia di Iron Man. L'armatura, un'arma, i progetti o qualcosa di simile. Ed è disposto anche ad ammazzare Stark per riuscirci. Questa è roba che scotta. Non sono amico di Tony Stark, ma troverò il modo di entrare. Proseguendo il tour, a sinistra c'è il settore ricerca e sviluppo dell'industria Stark. I nostri tecnici stanno costruendo l'edificio del futuro, oggi. Accidenti, guarda questa roba. Sarete felici di sapere che quasi il 10% di tutti i nuovi brevetti tecnologici americani sono proprietà dell'industria Stark e dei suoi scienziati. Davanti a voi, ecco la nostra statua di... Rimanete tutti calmi, la sicurezza sta arrivando! Cosa sta? Tutto prima! Forse il gruppo di fisica quantistica ha aperto il portale extradimensionale! Alieni extradimensionali! Chissà come sono fatto! Non c'è niente da temere, signore e signori, è solo un'esercitazione! Vado a vedere! Ehi, tu non mi piace. Aiuto! Chiamate la sicurezza! Aiuto! Aiuto! Bella radio, come l'ascolto? Non lo saprai mai! Non posso dirtelo! No, ti prego! Il codice è 7070! Rimani dove sei, Dave. Guarda i monitor e tienimi informato. Quello cosa sta succedendo, Dave? Tony sembra avere un complesso di superiorità. Qui, aiutami ad aprire questo. Dobbiamo essere pronti quando torna. Non mi fai paura! Il punitore! Takagi-san, ci ripasserà un cicato? Non controlliamo il sistema di sicurezza. Come sblocco il sistema di sicurezza? Non lo so! No, fermo! Abbiamo riprogrammato il sistema di sicurezza per bloccare tutto! Lasciami andare! Riunio sistemi di sicurezza. Abbiamo di nuovo l'accesso. Io devo rimanere al mio posto, ma tu prendi questa e sapere. L'area è quasi al sicuro. Qualche altra sezione da perlustrare. Quasi? Perché ancora...
Quali sono le perdite? Stiamo ancora setacciando l'edificio, signore, ma almeno 50 guardie, 20 scienziati e alcuni turisti. E cosa stavano cercando? Hanno rubato dei documenti dalla progettazione e alcuni pezzi della corazza di Iron Tech. Il punitore dov'è finito? Mi era sembrato di vederlo. Scomparso e non sappiamo perché fosse qui. Ma sappiamo che è stato qui. Castor sapeva qualcosa. Scopri che cosa. Sì, signore. C'era qualcuno con Castor. È arrivato con lui e se n'è andato con lui. E allora? Ecco, signore, ha rubato alcune cose dai laboratori. Graffette, una bucatrice e qualche pezzo di metallo. Devo chiamare la polizia? Mi serve un drink. Arriviamo al punto. Tu e questo tuo vicino, questo Sparkler Dave. Sparker Dave. Sì, ok. Allora, voi due stavate casualmente facendo un giro alle industrie Stark quando 100 Yakuza armati fino ai denti hanno fatto irruzione nell'edificio? E perché i tuoi vicini sono coinvolti nelle tue attività di vigilante? Cos'è? Una dimostrazione di buon vicinato con armi automatiche? Dave è un fan di Iron Man. Così la Yakuza di Jigsaw assale le industrie Stark, forse con il tuo aiuto uccide dozzine di dipendenti di Tony Stark e ruba una corazza e dei documenti a Iron Tech. Alcuni dipendenti Stark sopravvissuti hanno detto che hai salvato loro la vita. Il tuo amico Dave invece non dice molto, tranne giurare che lui non ha rubato niente. Tu eri lì quando hanno colpito Stark, ovviamente li stavi aspettando e ci hai dato giù duro, come sapevi che erano lì? È intuito da vigilante. Cosa che ci riporta al punto d'inizio. La notte scorsa stavi assaltando il Takagi Building. Parliamo di questo. Così Sano ha preso 100 uomini, tutti fatti di MGH. 100 uomini? Sotto MGH. Cazzo. Esatto. Così ha preso questi 100 e ha attaccato questo tipo cieco. Daredevil. Esatto, ma il cieco li ha fatti tutti fuori. 100 uomini fatti di MGH? Quello che ho detto. Sono finiti tutti all'ospedale o in galera. Noi affrontiamo il punitore, non Daredevil. Finiremo tutti morti. Ma perché mi sono sparato? Non mi fai paura! Puoi essere d'aiuto o puoi essere morto. Preferisco morire! Non mi costringerai ad aiutarti! Fermo! Yasuki è nel bagno! Posso distrarlo per te! Oh, che sta succedendo? Indietro! O lei muore! Dovrai trovarti un altro lavoro. Grazie per non avermi uccisa. Che succede stanotte? Takagi-san incontra i suoi soci nell'altra stanza. Rimani qui. Le nostre scuse, Takagi-san. Il nostro piano è fallito. Il punitore ha fatto fuori gli gnucci e i russi, ma ha colpito duro anche noi. E Mr. Saint Jigsaw ora controlla la Eternal Sun. Dov'è ora il punitore? Takagi-san, riteniamo che stia venendo qui. Vuole attaccarci? Possiamo sconfiggerlo. Takagi! Che faccio? Aprimi le spalle! Non ce la farai! Controllo della retina. Mi serve aiuto. Ti per entrare. Ti spedirò all'inferno! Ehi, spegni la musica! Sta succedendo qualcosa! Come accedo all'ascensore di Takagi? Non ti aiuterò, punitore! Non può essere aperto! Il comando bianchi! Loro possono attivare la scansione della retina! Prendi un bel respiro e dimmi qualcosa di utile. Tu sei un uomo senza onore! Ti stai scavando la fossa! Ho scavato la mia molto tempo fa. Non mi fai paura!
Devo salire di sopra. Devi usare l'ascensore privato di Takagi. Uno dei comando bianchi può aprirlo. Quanti uomini ha qui, Takagi? Più di 100. Sono tutti quelli rimasti. Questa... Arrenditi, punitore! Non logica, però! Non posso aspettare per sempre per aprire quell'ascensore. Tu aprirai l'ascensore di Takagi per me. Mai! Le mie... D'accordo, portami allo scanner! Fatti vedere! So che sei lì! Ma questo è il punitore comando! Takagi è qui intorno. Salve, signor Castle. Ho molto da dirti prima della mia partenza. Se pensi a un viaggio lungo, scordatelo. Hai raggiunto il cuore del mio impero, ma tutto questo tra un po' non sarà più mio. L'uomo conosciuto come Jixo mi ha sottratto tutto. Jixo ci ha usati entrambi. Ha usato te per indebolire l'impero criminale di Kingpin. Ha usato me, il potere che stupidamente gli ho dato, per farsi strada nella mia organizzazione, convincendo i miei uomini a seguire i suoi piani. Di che piani parli? Controllare il crimine di tutta New York City e ucciderti a qualunque costo. Tu sai dov'è adesso Jixo? È in viaggio verso la prigione di Riker. È arrivata una soffiata anonima alla polizia. Ma questo risolverebbe i tuoi problemi? Non starà dentro per molto, ormai stanno per farlo evadere. Ha vinto lui. La Eternal Sun è sua. Mi sono rimasti soltanto pochi uomini fedeli. Adesso ho bisogno del tuo aiuto. Ascoltami, Castle. Ho perso, lo so. La Eternal Sun è decimata. E io ho poco potere su chi è rimasto. Jixo ora controlla la Eternal Sun. Quando avremo finito qui, gli ultimi Yakuza ti attaccheranno. Io non posso farci niente. Ti chiedo scusa. Le mie guardie non ti attaccheranno se glielo chiederò. Metti fine alla mia vita con la mia katana cerimoniale. Deve essere così. Meglio morire per mano tua piuttosto che per gli uomini di Jixo. Come esco fuori di qui? Non posso dirtelo. Non lo so. Il passaggio segreto nell'ufficio di Takagi. Proviamo una uscita. Tu sei morto! Proviamo questa. Io no, mai o mai! Andando a questo, la porta segreta è dietro un quadro vicino alla scena. La porta ha un timer. Devo aspettare finché non si sblocca. Ti sento respirare! Vieni fuori! Sì, andiamo, grande uomo! E da questa parte... La paga. Ti uccido. Ho un appuntamento con la polizia. Vediamo chi trovo sulla strada per scendere. L'ultimo proiettile.
muoversi, c'è molto da fare. Takagi è andato, ma con altri sarà più complicato. Put your hands over your head and don't do anything stupid. Ehi, hey, fammi passare. Sono della task force del pulito. Stronzo. Ti dico, lasciami fare il mio lavoro, eh? Sì, mi ricordo. Sei ore e siamo di nuovo al punto di partenza. Lo sai, tu sei uno stronzo poco collaborativo, Castle. Ti ringrazio. È così che finisce tutto, Castle? I tuoi nemici tutti morti e tu chiuso in una cella per il resto della vita? Non proprio. John Saint è ancora vivo. Ma anche lui è in prigione, infatti lo tengono proprio qui a Riker. Sì, infatti. Non starei pensando... come... Gli Eternal Sun non lo lasceranno qui. Colpiranno loro e colpiranno. Sei pazzo! Questo è un carcere di massima sicurezza, eh? Non so come facevi a sapere che sarebbe successo. Sta calmo e rimani con Molly. Qui si scatenerà l'inferno. Libereranno tutti i reclusi e fuggiranno nella confusione. E tu che farai? Io ucciderò tutti i reclusi e fuggirò nella confusione. Hai fatto la cosa giusta, Sub. La cosa giusta. Questo posto sta per esplodere. Devo trovare Jigsaw prima che fugga. Vai a rompere altrove. Sei una stronza, Dixon. E io ho un clistere per te. Te ne devo una. Credici di un'arma seria? Sì, ok. Possiamo usare le riserve. A te la scelta, e buona fortuna! È iniziato, ti conto. Ehi, piantala! Non è divertente! Credo che sia stato Jigsaw! Ha detto che oggi sarebbe successo qualcosa! Per uno stronzo così, tirare due volte. Merda! Non un giorno ha palato in 20 anni e ora mi sparo. Ti serve un dottore. Come apro il cancello? Nel posto di guardia. Sul tetto. Distruggi il trasformatore. Il cancello dovrebbe aprirsi. Grazie, resisti. Gli aiuti arrivano. Tutte le guardie subito a rapporto. Questa non è un'esercitazione. Devo passare quella porta. Jigsaw presto sarà lontano. Sapevamo che sarebbe stato rischioso. Dov'è Jigsaw? Non conosco nessun Jigsaw! Oh! Non mi fai paura, punitore! L'ufficio del direttore Jigsaw è diretto lì! Oh! Non credevo di aver lasciato così tanti Yakuza. Spero che la guardia ce la faccia. Gliene devo una. Ti stanno massacrando nel laboratorio! Ci serve aiuto! Ti piace di papà? Ho tutto bastardo? A quanto ti pare, ce l'ha fatta. Molto lentamente. Abbiamo un fuoco e un pervertito. Facciamo una grigliata. Prendiamolo! Per lui! Ok, ho tentato un errore! Mi dispiace! Prosecco! Ricarico! Sto
armato, vero? Armi, ne posso trovarne altre. Sono morto in ogni caso, palla finita. Oh cazzo, che male! Se l'inferno ha un coro, ora hanno un nuovo soprano. Situazione critica al blocco G! Molti agenti a terra e... Oh merda! Anche Castle in giro! Il braccio della morte, è meglio che stiano in gabbia. Credevo fosse... Non uccidermi! Tornerò nella mia cella! Dovresti morire ora. Fanculo, fottiti! La vita qui è come essere morti! Per Jigsaw vale 50.000 pezzi! Sparategli! Niente più! Guarda che cammina! Posso trovare altre armi? Tu hai ucciso mio fratello, stronzo! Va a fa' culo! Non so niente, amico! Ci sono le Molotov, accanto alla pressa nell'angolo! Fammi passare, posso farti rimanere vivo. Mi chi ha aperto la gabbia? La miseria! Ancora non mi prendo! Sei morto! Dov'è Jigsaw? Lo saprai quando ti avrà ammazzato! Codardo! Possiamo farlo fuori! Merda! Scuso! Sei tu! Ecco l'ufficio del direttore. Dov'è Jigsaw? Ritirata sul tetto! Aspettiamo ospiti! Jigsaw. Merda! Che male! A quanto pare quel maiale è ancora vivo, eh? Me ne occuperò quando avrò finito con te, Castle. John Saint, o dovrei chiamarti Jigsaw ora. I proiettili non furono la corazza, ma forse il suo jetpack. Vediamo come pulisci i nemici. Ah!
darmi una mano? Per favore! Jigsaw! This is Captain Battelli! The chopper's almost here, just be patient! Allora, che cosa vuoi fare con Jigsaw? Ucciderlo. No, non vuoi farlo! Tutta la merda ricadrà su di me! È sotto custodia della polizia! Non lo è ancora. Jigsaw! Sotto tua custodia. Questo è l'ultimo insulto. Un assalto a casa mia merita vendetta. Se lasciassi correre, i miei nemici la interpreterebbero come una debolezza. Il punitore deve morire. E sarò io a ucciderlo. Visto che i miei uomini hanno fallito, ricorderò a un'altra soluzione.